La ricorrenza della festa della donna ci consente di fare un focus sulle donne, appunto, e sulle loro condizioni all'interno della nostra società, ma anche nelle altre società. In particolare ci saranno delle iniziative legate alla situazione delle donne afghane e delle donne iraniane, che proprio questa affissione pubblica porterà in evidenza in tutto il nostro territorio. Le nostre associazioni ormai da diverso tempo fanno rete in quelle che sono le iniziative principali legate ai temi del mondo femminile, quindi non solo la festa della donna, ma appunto ricordiamo tutte le iniziative che vengono fatte nel mese di novembre legate invece al tema della violenza sulla donna. Queste prossime che avremo e che abbiamo come amministrazione voluto raccogliere in un unico calendario e pubblicizzarle tutte insieme anche per poter essere più fruibili dalla cittadinanza, ci consentono di fare una riflessione su appunto quelle che sono le tematiche legate alle donne, ma anche a quella che è la società e quanto ancora la società deve fare per i diritti delle donne e per riconoscere una piena parità di genere fra uomini e donne. Per cui un ringraziamento veramente sentito a tutte le nostre associazioni che in ogni momento con le loro iniziative ci consentono di fermarci e riflettere su quello che anche ognuno di noi può fare nel proprio piccolo. Esatto, quest'anno abbiamo voluto provare un pochino a innovare l'approccio all'8 marzo, arricchendolo con un'iniziativa l'11 marzo nella nostra biblioteca comunale di Figline, che appunto è improntata sullo storytelling, quindi un laboratorio di scrittura teatrale, quindi scrittura creativa, che sarà finalizzato appunto ad approcciarsi alla tematica della parità di genere e degli stereotipi di genere attraverso un procedimento artistico e creativo che possa anche coinvolgere i partecipanti e le partecipanti in un laboratorio di questo tipo. È un'idea un po' nuova per provare un pochino a innovare le politiche sul genere e i metodi che hanno le istituzioni, l'associazionismo e la popolazione in generale ad approcciarsi alle tematiche di genere, con la consapevolezza che è forte sul nostro territorio, lo dimostrano anche le 20 associazioni che hanno collaborato con l'amministrazione e la strutturazione del programma, che durerà quasi tutto il mese di marzo per le iniziative per questa festa della donna, quindi con la consapevolezza che è una tematica che si approccia da un punto di vista in primis culturale, quindi nei teatri, nelle biblioteche, nelle strade, nell'associazionismo e in tutti quelli che sono i luoghi di socialità e di relazione delle persone, si combatte la battaglia per la parità di genere e per il contrasto agli stereotipi di genere che spesso sono generati dall'ignoranza e dalla mancanza di cultura.